Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Questa parola del Vangelo di Giovanni mi è tornata in mente proprio in questi giorni, contemplando non solo la morte di Gesù, ma la morte che ci sta attorno, una morte ingiusta, una morte non naturale. Eppure, in questa morte, come direbbe un poeta italiano, Montale, già vi è odore di resurrezione, vi è odore di vita. Sì, fratelli e amici, è difficile vedere e sentire veramente quello che stiamo dicendo. Lo so, cari amici, che dinanzi a un bambino morto per una bomba, oppure dinanzi ad un genitore che si stringe il proprio bambino morto o che scappa dalle bombe, è difficile sentire odore di vita, sentire odore di resurrezione. Eppure, guardando il mistero della croce, questo ci deve venire. Almeno per noi credenti che abbiamo quel di più, che forse molti non hanno, cioè il dono della fede, e che siamo chiamati a testimoniare in quest'ora della storia triste proprio la forza della vita, la forza del bene, la forza dell'amore, la forza del Dio crocifisso. Vedete, questo spogliamento di Dio, questa kenosi di Dio, ha una sola risposta. Perché Dio si è lasciato nel Figlio crocifiggere per ciascuno di noi? Perché ancora oggi Cristo si lascia crocifiggere in coloro che soffrono, nei crocifissi dell'Ucraina o di ogni altra parte del mondo dove vi è la guerra? Perché Dio ama, perché Dio si dona in maniera incommensurabile, senza misure, senza riserve. Dio dona la propria vita. E se Gesù, che è stato ed è l'unico vero innocente, il giusto, come dice Pietro, ecco che lui sceglie di somigliare a noi che siamo peccatori per amore, la croce è motivo di grande speranza, perché questo amore che noi siamo chiamati a donare, questo amore che noi siamo chiamati a trasmettere, questo amore di cui noi siamo i seminatori, bene, questo amore deve dare forza, deve dare speranza e fiducia nel dialogo, nella pace e nella cessazione di ogni violenza. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!